Andiamo avanti con Genesis Noir. Qualsiasi cosa stia effettivamente succedendo sul schermo. Mancano due. Lampada, esatto. Un radiotelescopio, palesemente una lampada. Un radiotelescopio che rileva le vibrazioni provenienti dalla Terra. Qui mi dai qualche altro consiglio? No, mi attacco. Ma no, aspetta, c'è una roba in più. Allora. Va bene. Deve essere un casino. Ok. Così, sì. No. Così. Poi se lo metto così. Così. No. Così. Ok. Giusto? Sì, ma più in alto. Ok, quindi. Quindi così. Ci sono quasi, eh? No. Da solo. Capire come studiarmi questo. Così. Andato. E un altro è andato, manca l'ultimo. Ok. Fiori dei colori accesi che crescono su un acceleratore di particelle. Voi non l'avete visto, ma le si sono aperti gli occhi dopo che i fiori hanno preso fuoco. Dov'è il tutorial per quella nuova? Allora. Certo. Cosa cazzo? Ok.
No. Boh. Faccio così. Sto facendo mosse a caso. Completamente a caso. Anche perché io questo non so come ottenerlo. Forse dovrei fare così, no? Così. Aspetta. Così. Perfetto. Proprio. Quello che volevo fare. Ora devi andare, eh? Ok. Un libro rilegato che contiene le risposte alla domanda costante, come affermare il Big Bang. Proprietà della dottoressa Alice Bowman. No, volevo leggerlo. Faccio prima. È stato lanciato il progetto dell'acceleratore di particelle su Marte. Non vedo un cazzo. È uscito dal cielo di particelle, non è indicato come umano di origine terrestre, non è nessuno. Un possibile destino del nostro universo è il rallentamento dell'espansione del Big Bang e la successiva contrazione a causa della forza di gravità. Questa è tutta roba nostra. Ah, qui c'è scritto anche qualcosa, ok. Anatomia di un buco nero. Ce l'abbiamo fatta, grazie alle tecniche avanzatissime all'esplorazione siamo stati in grado di simulare la creazione di un buco nero. Si sente un po' fuori luogo, immagino. Ok. Dove è qui? No. Aiuto. Così. Boh, ah, fanculo. Va bene. Andato. Stiamo suonando per creare un buco nero. Io smetto anche di provare a capire questo gioco. Guardate, sono le 3:20 al mattino.
Ah, dovevo toccare la punta. Messa poi il 100, in qualche modo. Abbiamo creato un buco nero. Questo è un problema. Umane per la creazione di buchi neri, pesante in mano, una risposta a una domanda. Beh, abbiamo creato un buco nero, torniamo a casa. Quella cosa che fai tutti i giorni, no? Ora com'è il video di ritorno? Casino come prima, ok. Noto degli altri. Ok, allora ne abbiamo uno qui. Delle voci gridano nello spazio interstellare. Gli scienziati avvertono il mondo dei pericoli per la sopravvivenza umana mediante un metaforico orologio dell'Apocalisse. Più l'ora assegnata da questo orologio è tarda, maggiore il pericolo per la civiltà. Gli sforzi di unità internazionale riescono a malapena a spostare indietro le lancette. L'orologio parte dalle 21 e la funesta mezzanotte è sempre stata un'immittente ineluttabilità. Man mano che l'orologio dell'Apocalisse si avvicina all'ora della fine, sulla Terra alcuni iniziano a guardare verso il firmamento. Ok. Ultime notizie. Orari delle partenze. Mi servono le 4:25. 1, 2, 3, 4. Giusto? 11:15. È giusto. Ok. Un razzo quello? Mi ha interpretato come un sì.
Viaggio. Sono altri giocatori. Bellissimo. Wow. See you, Space Cowboy. Sono d'accordo con lui. Ti prego. Una splendida imbarcazione. Masto manco, secondo me è il lato vero, yeah. Madonna, che figo. Che figo. Questo è figo per davvero. Sto cercando un italiano. Ma sono obiettivamente troppe per analizzarle un po' tutte. Ok. Geniale. È una cosa veramente, veramente figa. Bene. Non le analizzo tutte, sono milioni. Però figo. E questo lì è che dopo mi fa mandare un messaggio. Disco d'oro, inciso magnificamente, ve ne voglio dire ascoltarlo. Ok. Se andassimo sul coso blu, cioè dal pianeta blu, invece no, però vabbè, il grosso no, stavo filamentando e dopo ne voglio poi registrare un altro di video. Sbloccato nemmeno una. Qui.
Beh, io li analizzo tutti, ma... Buco nero. Tu? No. Tu? Sì. Nuovi modi di vedere vecchie cose. Altri? La fine del Big Bang, non si può tornare indietro. Delusione prevista, voglio sbloccarli tutti. Un tranquillo momento di fallimento, la madonna. Ok, l'investigazione non ha portato nuovi indizi. Ok, e poi un mancato incidente. Andiamo qui. Esempio di impianto mentre una stella è circondata. Ok. Vediamo. La scala di Kasdorf descrive tre livelli di sviluppo di una civiltà. La civiltà di tipo 1 utilizza tutta l'energia del proprio pianeta d'origine, ancora incapace di considerare altri mondi come una fonte da cui estrarla. È un po' tipo Wakanda, cosa del genere. Questa energia è una percentuale minuscola di quella utilizzata dalla civiltà di tipo 2, che guarda oltre e si crogiola nel calore radiante emesso dalla stella attorno a cui orbita. L'ultima civiltà, il T-Biplo, sì, l'ultima civiltà, il tipo 3, civiltà, non è una parola complicata, l'ultima civiltà, il tipo 3, può raccogliere tutta l'energia emessa dalla propria galassia gettando materia all'interno del buco nero supermassiccio nel nucleo galattico. Sembra che raggiungere il proprio pieno potenziale richieda qualche piccolo sacrificio. Orbitante. No. Così, rimani così. Ok. Una struttura per accogliere la luce solare. Fammi leggere i vivi ricordi del passato. I nostri vivi ricordi. Aspetta, ok. Non avevo visto. Non c'è nient'altro qui. Quindi andiamo. Una per volta. Va bene. Uno per volta. Giorno. Andiamo.
Si sta caricando il ragazzo. Senza uno se la sente. Ovviamente lascia il bicchiere fuori, giustamente. Io non ho fatto niente, ho spostato il mouse. Allora, devo muoverlo io, che senso? Guarda, voglio che chiusi per un po', perdonatemi. Non credo che ne farò un altro video. Oltre a questo. Oltre a questo. Un fiore che non serve più, ora di voltare pagina. Ok. Allora ci stiamo avvicinando al capitolo finale. Ci stiamo praticamente avvicinando al capitolo finale. Tu. Nuovi modi di vedere vecchie cose. Brillanti punti di luce campeggiano nel cielo notturno, ma l'occhio nudo non può intravedere ogni corpo celeste nascosto dietro l'oscurità. Costruiamo telescopi per scrutare il cosmo più intimamente. All'inizio le tonalità dello spettro visibile ci deliziano, ma ben presto desideriamo scoprire nuovi segreti. Creiamo dispositivi per rilevare le onde gravitazionali che dolcemente risuonano attraverso i nostri corpi. Vediamo le onde radio fare serenate alle macchine con le canzoni dei nostri vicini stellari. Assistiamo al calore che divampa sotto il velo di una nebulosa e l'astronomia infrarossi ci rivela due stelle catturate in orbita. Dobbiamo perseguire diversi tipi di astronomia nell'appassionata ricerca dell'origine del nostro universo. Chiedo scusa, ma devo andare in bagno. Potevo farlo prima di leggere? Sì, sono furbo? No. Ed eccomi qui. Quindi. Sta controllando un... Non so bene cosa sia. Rivelo. Ok. No.
Devo cercare una roba come quella, non la troverò mai. Andata. Onde gravitazionali emanano dal punto in cui è un pianeta ormai distrutto. Ok, enormi cilindri d'acciaio che racchiudono una vasta popolazione. Per ora girano lentamente nello spazio, trasmettendo canti di vita. Cazzo vuol dire canti di vita? Non stava schioccando. Un convoglio di minuscole navi, di magnifica fattura ma vulnerabili in questo universo spietato. Un convoglio. Ah, ok, altra roba. Ok, quindi. Quindi. Cosa la dove mai fare?